Un incontro nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo in occasione dei 70 anni dal Codice di Camaldoli. Il testo, redatto da un gruppo di giovani, presenta molti dei principi ispiratori ancora oggi contenuti nella Costituzione italiana, che si rifanno dunque proprio agli ideali camaldolesi. Il gruppo di quelli che parteciparono a questa discussione poi furono quasi tutti costituenti, quindi portarono già nel Codice di Camaldoli. Ci sono già come dire, delle anticipazioni nella Costituzione. Taviani, Fanfani, La Pira, Dossetti furono tutti costituenti. Proprio il messaggio più specifico del Codice di Camaldoli fu la possibilità di spazzar via i monopoli, cioè grandi imprese che monopolistiche e quindi potevano fare prezzi altissimi, il che favoriva l'Italia nel commercio internazionale, e versare il tutto in piccoli vasi, che era la piccola impresa capace di essere competitiva, concorrenziale. Ad intervenire nel corso della riflessione sulla storia italiana del diritto, tra gli altri il presidente emerito della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo. Certamente la nostra Costituzione ha sviluppato e ripreso tanti dei principi generali che erano stati affermati. Badate bene, nel 1943, prima che il fascismo cadesse in piena guerra, da questo gruppo di forti intellettuali. Quale esempio possiamo trarre da questa idea di questi giovani studiosi che ancora porta i suoi frutti all'interno della Costituzione italiana? Anche persone giovani, senza potere, ma con forti idee, possono modificare, incidere la società.